Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi e lasciate un like. E soprattutto per quelli che passano per il mio canale, vi raccomando, iscrivetevi al canale. Ho bisogno di iscritti. Allora, adesso vi mostro come ottimizzare il nostro server Raspberry. La versione che sto utilizzando io è il Pi 3, che ha 1 giga di memoria RAM, e ovviamente io ho messo 32 giga di SD, però ne bastavano anche di meno, ma comunque sì, visto che costano poco, ho installato 32 giga. La cosa che dobbiamo fare è entrare nel nostro Raspberry tramite il terminale. Se non sapete come si fa, andate a vedere il primo video di questa serie. Allora, la prima cosa da fare, che non è proprio necessaria, ma visto che nel nostro Raspberry non è che ci entriamo spesso, è quello di effettuare un aggiornamento. Quindi facciamo sudo apt upgrade e andiamo a dargli invio. Subito dopo diamo il comando sudo apt full trattino upgrade invio. Nel caso mio non ci sono aggiornamenti, perché già ho effettuato degli aggiornamenti nei giorni passati, ma l'ho fatto giusto per dimostrarvi cosa dovete fare ogni volta che entrate nel vostro Raspberry. Poi a questo punto entriamo nel menu di configurazione, quindi diamo sudo raspi-config. In questo menu, che ci sposteremo con l'uso della tastiera perché il mouse qui non funziona, utilizzeremo sia le frecce che il tasto invio e andiamo sulla riga 4, performance opzioni invio. Tralasciando overclock, che non ve lo consiglio perché visto che stiamo utilizzando il nostro Raspberry come server, quindi un giga è abbastanza, cioè è sufficiente, però se volete altro vi suggerisco il Pi 4 piuttosto che fare l'overclock, perché comunque l'overclock consuma molta energia, al di là dei costi è un discorso di dispersione termica, quindi si potrebbe rovinare il processore se non avete applicato un buon sistema di raffreddamento. E non parlo della classica ventola che dà aria, bisogna mettere anche un buon radiatore per dissipare la temperatura, stesso principio che si fa anche su principi di ragionamento che si fa anche su computer. Noi andiamo sulla riga 2 P2 GPU memory invio. Allora, sappiate che il Raspberry ha un suo processore grafico che non ha una memoria dedicata al GPU, utilizza parte della memoria RAM del nostro Raspberry. Nel mio caso il Raspberry Pi 3 ha 1 giga di memoria RAM, quindi se io voglio rendere più performante il mio Raspberry, devo ridurre questa memoria. Visto che comunque io il processore grafico GPU non lo utilizzo, visto che non c'è, voglio dire, non uso il monitor, utilizzo questo sistema per comunicare con il mio Raspberry il protocollo SSH, è inutile che gli do un valore molto alto. Se avessi necessità di giochi, perché sul Raspberry si può emulare anche dei videogiochi, allora lo porterei, come vi fa vedere qui nell'esempio, anche a 256 mega. Ma il problema è che più memoria gli do qui, meno ne resterà sulla memoria di banco. Quindi a questo punto, come potete vedere, io l'ho impostato a 16. Di default è 32. Cambiate il valore, dategli 16. Correggiamo. Dategli 16, a questo punto invio e lui conferma e esce da questo menu. Tramite questo menu è possibile effettuare anche un update, però è inutile perché utilizzando le due righe di comando è più facile e comodo. Per uscire basta fare solo con il tasto da tastiera ESC. A questo punto possiamo riavviare il sistema, quindi sudo reboot nav. Ok, come vedete dall'avviso il mio dispositivo è stato riavviato, e a questo punto, dopo il riavvio, comincerà a utilizzare le impostazioni che vi ho impostato nelle preferenze. A questo punto vi lascio, il video è stato molto breve, però questo non significa che non ci abbia messo dell'impegno,
quindi vi invito di nuovo a lasciare un like e iscrivervi al canale. Buona giornata a voi.